Salve, in questo video ci occuperemo del primo plugin di effetti, il titolo o titolatrice. Lo andiamo a cercare fra gli effetti video e il metodo più rapido è cercarlo nella finestra search. Questo funziona bene solo se conosciamo il nome esatto del titolo. Lo importiamo e apriamo la finestra di configurazione che, come si vede, è piena di parametri da visualizzare. Questo perché nella 5.1 c'è stato un incremento di capacità rispetto a quella della versione di Cinelera CV Community Version, un incremento molto molto deciso. Infatti prima era, probabilmente anche ora era sempre la cosa migliore, ma il metodo di lavorare era creare i titoli in un programma esterno come GIMP o meglio ancora Inkscape, in modo da avere più flessibilità e ottenere dei risultati molto migliori esteticamente e anche come complessità. Poi si importava in una traccia, sopra la traccia delle nostre clip, con uno sfondo trasparente, si importava come una PNG. E qui si potevano applicare tutti gli effetti e tutti i movimenti che volevamo dare al nostro titolo. In questo modo si compensava alla semplicità del plugin titolo di Cinerella CV. Ora, con questo nuovo plugin della versione 5.1, sì, è sempre meglio usare Inkscape, ma la maggior parte delle volte riusciamo benissimo a fare tutto all'interno di Cinelera. Infatti, si possono cambiare il testo, si possono mettere in corsivo, in grassetto, si può giustificare a destra, in centro o a sinistra, questo anche nella CV o in superiore, medio o inferiore. Rimetto questo perché mi piace di più, è bellino questo font. Si può fare l'ingrandimento e si può fare anche l'intonazione che in realtà dà un certo effetto tridimensionale perché ripete la stessa scritta in prospettiva, però bisogna andarci piano perché è facile creare qualcosa di brutto. Poi si possono usare le coordinate XX per spostarlo come ci pare a noi, a destra o a sinistra con numeri negativi, in alto o in basso, e ritornare facilmente allo stato iniziale semplicemente mettendo 0. Si può anche ingrandire o rimpiccolire il box in cui è scritto il nostro titolo. In questo caso è grande quanto il frame avendo risoluzione Full HD 1920x1080. In questo caso tutto il frame del testo è lo stesso, però possiamo farne un box più piccolo o addirittura più grande che straborda dai limiti del frame. I movimenti si possono fare anche con questa nuova funzionalità molto potente di Drag, che si chiama Drag. Si può spostare semplicemente trascinando il mouse e quindi è molto comodo. Oppure, cosa ancora più carina, si può creare, per esempio, una striscia da sottotitoli e mettendoci in movimento, non so, da destra a sinistra, velocità 100, poi andando a riprodurre. Vediamo che se questo fosse una sola riga di un sottotitolo possiamo farlo scorrere facilmente con un bel effetto. Leviamo questo movimento e mettiamo dal basso all'alto perché poi ci tornerà utile. Poi possiamo metterci, anche se questa striscia è trasparente, possiamo metterci un background. Io l'ho già impostato con un'ora PNG, che è quello che ho usato anche nei video precedenti, brutto però molto efficace per mettere in risalto le cose. Leviamo il background e riportiamo a zero tutto, un pochino più lungo perché bisogna riportarlo centrato con tutto zero. E qui 1920 c'è già e qui mettiamo 1080. Ora siamo nelle condizioni iniziali. Questo dobbiamo farlo a mano tutte le volte perché non c'è un metodo per resettare a valori di default. Poi si può scegliere il colore del testo, io avevo scelto il giallo, e anche il colore del contorno, che ho scelto il nero.
ma niente, ci vieta di cambiarlo. Il contorno l'ho impostato a 3 in modo che si veda un pochino del contorno nero che abbia questo spessore, ma si può aumentare quanto ci pare. Stroher invece, cioè pennellata, ingrandisce invece del contorno, ingrandisce il dentro, però porta facilmente a effetti molto discutibili, quindi attenzione a non esagerare, io lo lascio a zero. Invece del testo possiamo imporre una stampa di un codice orario. I codici orari in realtà sono quelli, sono tutte le unità di misura della time bar che abbiamo visto in un video precedente. Si può scegliere ore, minuti, secondi e millesimi di secondi, oppure ore, minuti, secondi, frame, i campioni, eccetera. Io lascio in questo qui, ma comunque lo levo perché preferisco il testo di prova. Poi leviamo anche la funzione drag. Poi si arriva alla funzione veramente importante. Si possono immettere nella nostra casella box di testo vari tag XML per variare non tutto il testo, ma una parte da noi selezionata. Per esempio, si può scegliere qui davanti, mettere questo 1, 2, 3, cambiare il colore. Sicché si mette il cursore del mouse, si apre la finestra pop-up, andiamo a color. E mettiamo color red, per esempio. Da qui in poi, dal segno del tag in poi, diventa tutto rosso. Ma se noi ci vogliamo limitare solo all'1, 2 e 3, allora mettiamo un altro tag, riapriamo la finestra pop-up e concludiamo il tag con barra color. A questo punto solo l'1, 2 e 3 è rimasto rosso. Ma abbiamo visto che ce ne sono tantissimi altri. Quindi vediamone qualche altro. Alfa serve per dargli un livello di trasparenza, con alfa è 0 che è completamente opaco e alfa 1 è completamente trasparente, e poi anche lì chiudere con barra alfa. Si può cambiare il font, si può cambiare la taglia, si può metterlo in grassetto solo, ripeto, solo una piccola parte, solo una parola, una parte del testo e non tutto, come succederebbe utilizzando questi comandi qua. Qui si può rendere maiuscolo o minuscolo, questa è la sottolineatura, blink è carino, mettiamo blink e poi subito dopo mettiamo termina blink, cioè barra blink. Questo è successo, non è successo niente, perché qui abbiamo bisogno di riprodurre per verificare l'effetto lampeggiante. Molto carino anche questo. Poi ancora. Vediamo l'ultimo che è superiore, anche questo è bellino e serve per creare apici. Da qui in poi diventa tutto apice, ma noi ormai l'abbiamo capito, si può limitare ad una zona mettendoci fine superiore e qui abbiamo il nostro apice. Possiamo fare anche il pedice mettendo invece che 1, mettendoci meno 1 e questo è diventato un pedice. Veramente carino, non trovate? Ho riportato tutto a zero perché fra poco ci servirà queste impostazioni per far vedere un esempio molto carino. Anzi, passiamo subito a questo esempio. Carichiamo un nuovo file apposta, un nuovo progetto, perché voglio provare a creare in poco tempo i famosi titoli di testa del film Star Wars. Allora abbiamo una prima traccia video, che è semplicemente una foto, uno sfondo fisso, una foto di un campo stellare. Ho messo anche una seconda traccia video che anch'essa contiene un'immagine fissa, che però non contiene niente, è trasparente. L'ho creata in GIMP, una semplice immagine vuota con sfondo trasparente. È qui che andremo a mettere il nostro titolo. Il colore è già quello. La forma quadrata del testo è già quello di Star Wars, di Guerre Stellari, io lo chiamo, e quindi siamo già vicini. Bisogna dargli il movimento dal basso all'alto, e anche questo l'ho già impostato. Quindi si può andare a riprodurre per vedere l'effetto. Ora ci manca la prospettiva e lo sfumare verso lo spazio.
verso il nero. Per dare la prospettiva si sceglie un plugin bellissimo e potentissimo, Prospettiva, guarda caso. Ora anche questo l'avevo già collaudato e quindi sono rimaste le impostazioni che avevo messo, ma in realtà conviene, si può ripartire da zero, che si trova la griglia regolare tutta quadrata e impostare tutto l'elenco che vogliamo noi in prospettiva, perché se si mette stira le lettere restano sempre uguali, mentre in prospettiva vanno in prospettiva diminuendo, come se si disperdessero nello spazio, proprio come i titoli di Guerre Stellari richiede. Quindi adesso siamo ancora più vicino al nostro effetto. Però una cosa che in tutti i tutorial che ho visto su internet non c'è è che nei veri titoli qui a un certo punto sfuma nel nero, perché dà proprio l'idea che si disperda nello spazio, mentre qui continua sempre ad andare. Però anche questo è piuttosto facile farlo grazie a CineLerra e basta metterci il plugin gradiente. Guarda caso, anche questo è già impostato nella maniera migliore. In genere troviamo il raggio interno a 0 e il raggio esterno a 100, cioè così. L'angolo è verticale e lo lascio stare, la forma è lineare. In questo caso il colore interno è bianco e quindi si passa dal nero verso il bianco, che non è la cosa che vogliamo noi. Quindi prima di tutto cerchiamo il colore interno e gli diamo il nero anche al colore interno. E poi vogliamo che più o meno si disperda il nero a questa altezza. E quindi cominciamo a far calare il raggio interno fino a qui, incomincia a essere quasi nero, forse anche un pochino di più, è addirittura meglio. E lo stesso qui però parte troppo, la sfumatura parte troppo presto. Noi vogliamo ritardare la sfumatura. E ora ci siamo davvero vicini, controlliamo l'effetto. Ecco che qui incomincia la zona della sfumatura. Quello che si può ancora migliorare è che quassù la sfumatura verso il nero ha annerito anche il campo stellare, diventando tutto nero. Ma anche questo è facile da risolvere perché andiamo su overlay, cioè i modi di sovrapposizione, e invece del normale andiamo su aritmetica aggiungi. A questo punto, vediamo questo, a questo punto è ritornato il nostro campo stellare e finalmente abbiamo il nostro titolo di Star Wars. Bello, no? E pensate quanto è stato veloce e facile farlo. Io ho fatto un lavoro sbrigativo. Mettendoci di impegno possiamo imitare perfettamente il risultato di Guerre Stellari. Bene, basta così. Nel prossimo video parleremo della color correction.